Sandro Botticelli nacque a Firenze nel 1445 e rappresenta l'apice della cosiddetta fase aurea del Rinascimento toscano alla corte di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo de' Medici, detto appunto il Magnifico, fu straordinario mecenate e abile uomo politico. Amante dell'arte e della cultura, fu anche protettore di diversi artisti, filosofi e letterati. Egli contribuì addirittura a definire il gusto artistico dell'epoca, promuovendo un'arte che possiamo definire di nicchia, erudita, raffinata e anche nostalgica, orientata verso quello che il vostro libro cita come un naturalismo idealizzante. Sandro Botticelli sarebbe per l'appunto l'esponente più rappresentativo di questa sensibilità. Il dipinto La Primavera, realizzato dall'artista a cavallo tra il 1481 e l'83 e conservato alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, si inserisce all'interno di una serie di opere allegoriche. Le ipotesi interpretative del dipinto sono variegate, anche se molto verosimilmente va letto in accordo sia con alcuni testi classici, per esempio Ovidio e Coevi, per esempio Agnolo Poliziano, ma soprattutto in accordo con la filosofia neoplatonica promossa alla corte di Lorenzo il Magnifico da Marsilio Ficino. La filosofia neoplatonica è una dottrina che mirava a conciliare il platonismo con il cristianesimo e persino paganesimo con cristianesimo, in una sorta di accordo macroscopico tra ogni dottrina e religione umana. Per questo motivo, con Botticelli tornano a comparire, come potete vedere, figure mitologiche all'interno dei dipinti. Queste figure mitologiche avevano un forte potere simbolico e allegorico, erano in grado quasi di evocare dei concetti astratti e complessi di ampio respiro. La grande tavola che osserviamo fu commissionata da Botticelli a Botticelli da Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, cugino del Magnifico, probabilmente in occasione del suo matrimonio. Descriviamo ora l'opera. L'opera prevede una lettura da destra verso sinistra, come indicato dal gesto di Venere posta al centro del dipinto. Le figure poi sono immerse in una sorta di radura verdeggiante, punteggiata da numerosi fiori e piante, più di quasi 200 dal punto di vista botanico, e invece chiusa sullo sfondo da un agrumeto. Zefiro, vento primaverile, proviamo a ingrandire un pochino, emerge dalle fronde per afferrare Clori, ninfa dei boschi, da lui concupita. Dalla loro unione feconda, dicevo, dalla loro unione feconda, Clori stessa si trasforma in Flora, divinità della primavera, che avvolta in una veste splendidamente fiorita, incede verso lo spettatore spargendo dei petali raccolti e dei fiori raccolti nella gonna. Al centro del dipinto, l'abbiamo già detto, sopraelevata rispetto alle altre figure, troviamo Venere, la figura, diciamo, interpretativa chiave di tutta l'opera. Diversamente dall'iconografia tradizionale che la vede nuda, è qui vestita con una raffinata tunica di seta, addirittura ricamata d'oro. Essa rappresenterebbe, molto importante, la Venere Humanitas, espressione dell'amore platonico, casto e controllato, opposto ovviamente all'amore passionale. Essa è rappresentata da questa figura di giovane donna molto fresca, incorniciata da questa pianta di mirto a lei sacra e sovrastata dal piccolo Eros Cupido, bendato nell'atto, vedete, di scoccare una freccia in direzione di una delle tre grazie.
Esse sono vestite di un velo impalpabile, trasparente, e sono intrecciate tra loro in un girotondo danzante e armonico. Che cosa rappresentano le tre grazie? Le tre grazie rappresentano le virtù di Venere, infatti sono spesso associate alla figura di Venere, ovvero castità, passionalità e bellezza. Infine, l'ultimo dei personaggi, accanto alle tre grazie, vediamo Hermes Mercurio con i suoi attributi, calzari alati e il petaso sulla testa. Hermes Mercurio in questo contesto è simbolo della contemplazione e lo vediamo intento a scacciare le nubi con il suo caduceo, che è uno dei suoi appunto principali attributi. Parliamo ora di stile. Lo stile di questo dipinto è perfettamente in linea con il gusto intellettualistico della corte di Lorenzo il Magnifico. La pittura di Botticelli, infatti, si fonda sulla persistenza della linea, una linea sinuosa, quasi grafica, che si esprime al meglio nelle rappresentazioni di queste figure femminili, quasi idealizzate, di una bellezza ultramondana e quasi diafana. La sua pittura rifugge da interessi volumetrici quanto anche da interessi prospettici, concentrandosi invece sui dettagli decorativi e ornamentali, vediamo ne alcuni, nei frutti e soprattutto nei fiori, ecco, ai piedi anche di tutti i personaggi. E ovviamente questi suoi dipinti, per questi motivi citati, suggeriscono sempre un allontanamento dalla realtà, come se fossimo in un mondo completamente a sé stante. Inoltre c'è sempre una sottile linea di contorno che definisce, no, tutte queste forme, in particolari sempre più minuti. Di conseguenza le figure risultano immateriali praticamente, prive di peso. I loro piedi infatti non sono saldamente ancorati a terra, ma sembrano quasi sfiorare il manto erboso. A livello invece compositivo, non possiamo non notare il ritmico e movimentato disporsi delle figure, che restano comunque però tutte sullo stesso piano, andando quindi a chiudere ogni prospettiva. Le figure sono poi, questo succedersi ritmico delle figure, anche in contrasto e in dialogo con lo sfondo arboreo, che invece vedete è fatto di questi tronchi regolari e rigorosi che si susseguono. Parliamo ora dell'interpretazione, che avrete capito essere abbastanza complessa e ancora oggi non del tutto chiara. Secondo però l'interpretazione che chiameremo neoplatonica, questo dipinto possiede innanzitutto un messaggio morale e un intento pedagogico. Quindi rappresenterebbe in forma allegorica il passaggio dall'amore terreno, rappresentato ovviamente dalle figure di Zefiro e Clori, all'amore spirituale e contemplativo attraverso la mediazione della figura chiave che è Venere. Questa rettitudine morale contemplativa sarebbe anche quella che lo stesso committente, Lorenzo di Pierfrancesco, dovrebbe tenere nella sua vita, su suggerimento anche del suo precettore, che era lo stesso, guarda caso, filosofo Marsilio Ficino, che in una lettera appunto gli suggeriva come affrontare la vita attraverso le teorie del neoplatonismo. Scegliere Venere significava dunque per loro scegliere l'humanitas, il termine latino che designa quella serie di comportamenti retti che contemplano la cultura, l'educazione e la raffinatezza.